I bambini, voi avete mai notato i bambini? Cioè, quando hanno voglia di urlare, loro urlano. Quando hanno voglia di correre, loro corrono. Il giudizio personale, via. No, no, non giudichiamoci, non giudichiamo. Accettiamoci per come siamo, per quello che riusciamo a fare. Non giudichiamoci. Lasciamo tutto al superfluo. Per un attore che cos'è? È pensare di non essere in grado, di essere ridicolo, di non aver lavorato sufficientemente sul personaggio. Cioè Marzia era timida e si bloccava davanti al professore. Il personaggio che io invece andavo a fare si chiamava Marzia, ma era molto sicura e strapotente. Dicevano guarda che è difficile, guarda che non ce la puoi fare, guarda che ce la fa una persona ogni mille. E io ho detto perché non io? Cioè è vero che sono timida, è vero che ho tanti limiti, però perché non io? E mi sono impegnata alla morte. Cioè, ho detto la va o la spacca, questa deve essere la mia rivincita, no? Su tante cose che non ero riuscita a fare. Non barrendete. Cioè, nella vita le frittate si rigirano. Anche le cose che sembrano a volte più brutte, non è detto che siano brutte per forza, possono essere dei punti di partenza per maturare, per crescere e per diventare migliori in quello che noi vogliamo fare nella vita. E vivete, fregatevene di tutto il resto. E vivete. Vivete, no, cioè la morte vi deve trovare vivi, ok? Non dovete morire mentre vivete. Cioè cominciate a prendere lezioni, non fossilizzatevi nel dire vabbè ma ormai, no, ormai non esiste, tutto si può fare. Però tu c'hai male alla gamba, Lorena? Sei caduta ieri di bicicletta e non puoi stare sempre in piedi. Adesso siete due, ma immaginatevi la sala d'aspetto piena. Non ci sono, quindi non ci sono altri posti. Chiaramente il potenziale acquirente rivolgerà all'agente immobiliare delle domande. L'agente immobiliare può rispondere in ogni modo, tranne che con un sì o con un no. Ok, bene, bravi.